Sono il colonnello Ermanno Lustrino, comandante della scuola militare Nunziatella. Cari ragazzi e cari genitori, vi do il benvenuto ufficiale alla scuola militare Nunziatella, seppur in maniera purtroppo virtuale a causa della grave pandemia che sta colpendo il mondo intero. La situazione che viviamo, come sapete, ci impone di non poterci incontrare fisicamente tra queste mura. Ci teniamo però a mandarvi il nostro saluto e il nostro incoraggiamento per il percorso che molti di voi stanno pensando di intraprendere. La Scuola Militare Nunziatella è un'istituzione antica, sana e sempre a disposizione della nostra patria. Dal 1787 i nostri allievi, divenuti poi ex allievi, formano l'istituzione dello Stato, formano i quadri delle nostre forze armate e sono importanti professionisti sempre e comunque a servizio della patria. Oggi rivesto le funzioni di comandante, ma ho avuto il privilegio, l'onore e il piacere di essere stato allievo di questa scuola dal 1988 al 1991 con il 201° corso. I ricordi tra queste mura sono legati ai miei compagni di corso, ai momenti che ho vissuto, ai miei professori, alle attività addestrative e alle attività scolastiche e sicuramente anche alle attività goliardiche. La scuola per me è stata una fonte di emozione e di crescita per quello che poi sarei dovuto diventare e che sono estremamente contento di essere diventato. E sono convinto che il periodo vissuto tra queste mura sia fondante per la mia crescita di uomo e secondariamente di soldato. Vi invito quindi a ragionare con attenzione a quello che può essere il vostro futuro, cari ragazzi, supportati ed aiutati dai vostri genitori. La Nunziatella è una scelta individuale, ognuno di voi deve essere profondamente convinto della scelta che porrà in essere, perché sarete voi a vivere questi 3 anni e non saranno i vostri genitori. Quindi, cari ragazzi, scegliete con attenzione, pensateci e poi mettetevi alla prova. È una grande possibilità che vi viene data dall'istituzione, dall'Italia, per poter crescere. E ricordatevi sempre che tutti i ragazzi crescono, solo alcuni diventano grandi. Il motto della nostra scuola è «Preparo alla vita le armi». Il nostro obiettivo quindi è quello di creare dei cittadini preparati e pronti ad affrontare quello che la vita gli proporrà, sempre, come ho già detto, al servizio delle istituzioni e al servizio della patria. Abbiamo la fortuna di essere ospitati da una delle più belle città del mondo. Napoli è il domicilio d'amore di ogni ex allievo della Scuola Militare Nunziatella. L'esercito ci dà la possibilità di crescere in un ambiente sano e stimolante per tutti i nostri sogni. Ragazzi, noi vi aspettiamo per crescere insieme. La Nunziatella è una delle 4 scuole militari delle Forze Armate della Repubblica. L'istituto si prefigge di diplomare uomini e donne preparati sia culturalmente che fisicamente, in possesso di solide basi etico-morali, indispensabili per affrontare gli impegni formativi presso le accademie militari, rendendoli portatori di valori nella società civile. La scuola assicura una formazione scolastica innovativa, moderna e orientata in una dimensione europea, inserita in un contesto di eccellenza. Preparando i giovani allievi alla vita militare e agli ideali etici che l'uniforme rappresenta, offrendo nel contempo una preparazione atletica multidisciplinare. La Scuola Militare Nunziatella affonda le sue radici nella storia. Ha attraversato infatti 3 regni, quello di Napoli, quello delle Due Sicilie e quello italiano, e ben 2 repubbliche, la partenopea e quella italiana. Nasce qui la migliore gioventù,
preparata, come recita il nostro motto, alla vita e alle armi. (1787-1805) La scuola militare Nunziatella nasce a Napoli, sulla collina di Pizzo Falcone, nel 1787, per iniziativa del re Ferdinando IV di Borbone. Nell'esigenza della formazione dei futuri ufficiali, fece tesoro delle precedenti istituzioni volute da Carlo di Borbone, quali la Real Accademia, 1735, l'Accademia di Artiglieria, 1745, l'Accademia del Corpo degli Ingegneri Militari, 1754, e, dalla fusione di queste ultime, la Reale Accademia Militare, 1769. Ad esse fu successivamente affiancato uno specifico istituto per l'educazione militare dei cadetti, il Battaglione Real Ferdinando, 1771, caratterizzato da uno studio prevalentemente orientato verso le matematiche e l'arte militare. In seguito, al fine di preparare adeguatamente gli ufficiali sotto il profilo umanistico, scientifico e militare, l'istituto assumeva la denominazione di Reale Accademia del Battaglione Real Ferdinando, ospitando ben 810 cadetti, divisi in 9 compagnie. Il quadro delle istituzioni di istruzione militare del Regno di Napoli fu integrato dalla Reale Paggeria ed il Collegio Militare. Con l'affidamento delle forze armate alla guida di John Acton, la volontà di dare ulteriore sviluppo e perfezionamento all'istruzione degli ufficiali spinse ad utilizzare le esperienze di formazione militare maturatesi in Francia, Germania e Austria. Un gruppo di ufficiali napoletani, guidati dall'allora tenente Giuseppe Parisi, 1745-1831, ne studiò direttamente i modelli e le caratteristiche, elaborando una relazione che rafforzò la volontà del monarca di creare una nuova accademia che facesse tesoro delle esperienze maturate attraverso la coscienza degli istituti d'Oltralpe. Un'istituzione veramente innovativa, con soluzioni originali, capace di curare la formazione culturale, fisica e caratteriale. Re Ferdinando IV istituì la Reale Accademia Militare, abolendo i precedenti istituti di formazione militare. Governatore dell'Accademia fu nominato il principe Francesco Pignatelli di Stromboli e comandante della stessa Domenico Leonessa, marchese di Supino. Ad essa fu destinato l'antico noviziato dei Gesuiti, costituito sulla collina di Pizzo Falcone nel 1587, detto della Nunziatella, dalla intitolazione della chiesa alla Madonna dell'Annunciazione, distinta col diminutivo da altra omonima chiesa napoletana, e successivamente soggetto alle soppressioni decise dal ministro Tanucci nel 1767. Terminati i lavori di ristrutturazione dell'edificio, su indicazioni dello stesso Parisi, le lezioni ebbero inizio il 18 novembre 1787. Gli insegnamenti erano distribuiti in 9 classi. Le ultime 2 erano dedicate alle conoscenze speciali relative alle diverse armi alle quali erano destinati gli allievi. L'ordinanza per la Reale Accademia Militare del 1798 ne delineava i tratti del metodo educativo, che doveva intenzionalmente mirare a formare il corpo, la mente e il cuore, e dell'organizzazione. Vi si prescrive la necessità di suscitare l'interesse per il sapere, acquisendo gradatamente e piacevolmente la capacità di ragionare e di giudicare. Si raccomanda lo studio consapevole della letteratura, della storia e del latino, congiunto, tra l'altro, alla conoscenza della fisica, della chimica, della topografia, delle fortificazioni, mai disgiunto dalle esercitazioni e dagli aspetti applicativi. L'educazione religiosa e morale assumeva grande rilievo. Conoscendo i doveri verso Dio, gli allievi dovevano assimilare, attraverso gli insegnamenti e l'esempio, la virtù dell'ufficiosità, opposta in quanto tale sia all'avvilimento che all'arroganza, il senso della lealtà e della gerarchia, la costanza nell'adempimento del dovere e l'amore della patria. In seguito alla proclamazione della Repubblica Napoletana, nel 1799, la scuola assumeva la denominazione di Nazionale Accademia Militare.
Con la restaurazione della monarchia, l'Accademia, per la collaborazione di alcuni docenti ed ufficiali alla Repubblica nata dall'invasione francese, venne temporaneamente soppressa, pur consentendo che le attività continuassero con un gruppetto di allievi. 1806-1815. Successivamente, prima come Real Convitto Militare, 1801, poi come Reale Accademia Militare, 1802, la Nunziatella riprese la sua funzione istituzionale. Presidente fu nominato il tenente colonnello Giuseppe Saverio Poli. Con il decennio di occupazione francese, il Poli passò a Palermo con la corte, ma l'attività scolastica continuò con la nuova denominazione voluta da Giuseppe Bonaparte di Scuole Militari Provvisorie, sotto la guida dello stesso Parisi. Divenne poi Scuola Reale, Politecnica e Militare, con decreto di Gioacchino Murat, che ne riformava gli studi scanditi nell'arco di un quadriennio e ne affidava il comando al colonnello Francesco Costanzo. Ritornato sul trono Ferdinando IV di Borbone, la Nunziatella continuò a svolgere il suo compito con il precedente assetto organizzativo, solo mutando parzialmente il nome in Reale Istituto Politecnico Militare. (1816-1860) Una successiva riforma trasformò l'istituto in Reale Accademia Militare nel 1819, col compito di formare gli ufficiali per l'artiglieria, il genio e lo Stato Maggiore, cui venivano affiancate in distinte sedi la Reale Accademia Militare per gli ufficiali degli altri corpi e le scuole militari destinate ai sottufficiali. Nel 1823 fu richiamato in vigore l'originario ordinamento, con la scansione degli studi in 8 anni e un'ampia riserva di posti a Piazza Franca, destinata a orfani o figli di ufficiali benemeriti. Dal 1835 al 1844 la Nunziatella ebbe anche, pur in diverse forme, la funzione di formare gli ufficiali di marina. A seguito dei moti rivoluzionari del 1848, che videro ancora molti docenti sostenere e battersi per gli ideali di libertà, il re Ferdinando II ritenne opportuno trasferire la Nunziatella a Maddaloni, poco distante dalla Reggia di Caserta, dove intendeva trasferire la corte. L'esilio a Maddaloni cominciò nel 1855, dopo aver portato a termine impegnativi e generosi lavori di ristrutturazione e ampliamento iniziati 4 anni prima. Della scansione dei diversi momenti dell'attività degli allievi in questo arco di tempo ha reso testimonianza il diario di Ludovico Quandel, allievo dal 1855 al 1859 e poi ufficiale dell'esercito. La Nunziatella resterà a Maddaloni fino al 1859, anno in cui il generale Carlo Filangieri ottenne dal giovane re Francesco II l'autorizzazione al rientro a Napoli. Nelle vicende della fine del Regno delle Due Sicilie, ufficiali ex allievi della Nunziatella si trovarono a militare su fronti opposti, alcuni da Pietro Quandel a Francesco Traversa nell'esercito regolare, fino alla strenua resistenza nella fortezza di Gaeta, Enrico Cosenz e Giuseppe Ferrarelli nelle fila garibaldine. 1861-1931. Con l'unificazione politica della penisola, la scuola assunse la denominazione di Collegio Militare in Napoli e fu destinata al ruolo di istituto secondario per preparare gli allievi per le accademie di Torino e di Modena. Quindi, dopo un difficile periodo, durante il quale gli anni di corso furono ridotti ad appena 2 ed addirittura nel 1873 fu proposta la soppressione della scuola, la Nunziatella vide ampliato il numero degli allievi nel 1877 e successivamente riformato il piano degli studi, mentre venivano portati a 5 gli anni di corso. Tra i suoi allievi, nel 1881, figura anche il principe ereditario Vittorio Emanuele. Con la riforma del 1908, la Nunziatella assumeva sostanzialmente la sua attuale fisionomia. I corsi di studio divennero 2, ciascuno di 3 anni, uno classico, l'altro tecnico-scientifico. Così riorganizzata, la scuola conobbe un nuovo rilancio, sancito peraltro dal significativo contributo di ex allievi alla Grande Guerra, tra i quali anche il duca Amedeo di Savoia. Gli ufficiali formati da Nunziatella, che nel 1936 assume la nuova denominazione di Scuola Militare di Napoli, si distinsero ancora in Eritrea ed in Etiopia. Durante la Seconda Guerra Mondiale, nel corso della quale ben 22 ex allievi furono insigniti di medaglia d'oro, la scuola, per motivi di sicurezza, fu temporaneamente trasferita a Benevento.
Per la missione gli allievi dovevano avere tra i 14 e i 17 anni, mentre i programmi scolastici erano quelli delle scuole superiori, a cui si affiancava una intensa attività sportiva. Al termine del corso gli allievi potevano accedere senza esame all'Accademia di Modena o, con il superamento del solo esame di matematica, alle Accademie di Artiglieria e di Marina. (1932-1945) Gli ufficiali formati dalla Nunziatella, che nel 1936 assume la nuova denominazione di Scuola Militare di Napoli, si distinsero ancora in Eritrea ed in Etiopia. Dopo il momentaneo trasferimento a Benevento, agli inizi del 1944, le lezioni poterono riprendere in alcuni degli antichi locali, pur con la riduzione della scuola a solo liceo convitto. Scongiurata la chiusura, la Nunziatella riprese appieno la sua attività prima come Collegio Militare di Napoli ed infine, dal 1953, con l'attuale denominazione di Scuola Militare Nunziatella. (1946-1987) L'Annunziatella era stata la scuola di formazione per Vittorio Emanuele III e Amedeo d'Aosta e dunque era vista come espressione del regime monarchico e fascista. L'opera di contatto con gli alti comandi alleati, auspice l'ex allievo Vittorio Ambrosio, sortì l'effetto di scongiurarne la chiusura, ma a pesanti condizioni. L'istituto fu declassato a liceo convitto civile e gli allievi furono costretti a seguire le lezioni in spazi limitati, mentre la maggior parte dell'edificio veniva occupata da un comando britannico e da truppe palestinesi. Dopo la conclusione della Seconda Guerra Mondiale, le condizioni della resa del Regno d'Italia ebbero un forte impatto sulle forze armate italiane, che furono soggette a una serie di pesanti ridimensionamenti e limitazioni, come ad esempio il divieto di costruire portaerei e la smobilitazione di numerosi reparti. Anche gli istituti di formazione del neonato esercito italiano furono colpiti da tale politica, tanto che le scuole militari di Roma e Milano furono soppresse. L'Annunziatella rischiò la chiusura, ma professori, ufficiali ed ex allievi della scuola fecero fronte comune, sollevando un forte movimento di protesta che coinvolse anche l'opinione pubblica napoletana. Fu messo l'accento sulle antiche e gloriose radici dell'Istituto dei Borbone in avanti e uno dei professori, Francesco Caruso, arrivò ad apostrofare il sottosegretario della difesa Mario Palermo, ex allievo del corso 1914-17, con la frase «Avresti l'animo di firmare il decreto per la soppressione del collegio militare che tante glorie assomma nel suo luminoso passato dove tu stesso sei stato educato? Ebbene, l'Annunziatella non deve morire». Il comandante Oliviero Prunà chiese e ottenne di essere ricevuto da Umberto II, davanti al quale gridò «Maestà, l'Annunziatella deve vivere». Preso l'impegno di fare di tutto per mettere in condizione la scuola di operare, Prunà cominciò a viaggiare per l'Italia con alcuni camion militari, raccogliendo tutti i materiali di casermaggio e vita quotidiana che potessero essere utili alla vita dell'istituto. I corsi dell'Annunziatella ricominciarono a Napoli il 1 febbraio 1944, ma con numerose mutilazioni rispetto al passato. Durante l'anno 1944-45, sia ufficiali che allievi vestirono l'abito borghese, per poi passare a una momentanea divisa nera durante il 1945-46. Nel 1946 fu invece ripristinata la divisa khaki, la quale fu infine sostituita dalla tradizionale divisa storica nel 1954. Il 1 settembre 1949 l'Annunziatella riacquistò la denominazione di Collegio Militare di Napoli e il successivo 24 maggio 1950 vide la restituzione della bandiera d'istituto nel corso di una cerimonia alla Rotonda Diaz, in via Francesco Caracciolo. Nel 1953 la denominazione cambiò di nuovo nella definitiva Scuola Militare Nunziatella. 1988 giorni nostri. Messi alle spalle gli eventi bellici, gli ex allievi della Nunziatella hanno continuato a ricoprire ruoli importanti nella vita militare e civile del paese. Tra il 1969 e il 2021, ben 15 dei vice comandanti generali dell'Arma dei Carabinieri sono stati ex allievi della Nunziatella. Il 22 febbraio 2021,
Pietro Serino, ex allievo del corso 74-78, è stato nominato capo di Stato Maggiore dell'Esercito. Altri ex allievi hanno occupato i vertici dei servizi di sicurezza, nell'ambito dei quali Ettore Musco è stato direttore del Servizio Informazioni Forze Armate, Giuseppe Cucchi e Gennaro Vecchione sono stati direttore generale del Dipartimento delle Informazioni per la Sicurezza, Mario Parente, il direttore generale dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Interna, AISI, Angelo Agovino e Luigi Della Volpe, vice direttore generale dell'Agenzia Informazioni e Sicurezza Esterna, e Carlo De Donno dell'AISI. Nella vita civile si sono affermati in particolare Ettore Pancini, fisico insigne, più volte candidato al premio Nobel per la scoperta del muone, Ettore Gallo, presidente della Corte Costituzionale, Bruno Siclari, primo procuratore nazionale antimafia, Sergio Piazzi, segretario generale dell'Assemblea parlamentare del Mediterraneo, Claudio Azzolini, vicepresidente dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, Arturo Parisi, discendente di Giuseppe Parisi e ministro della Difesa. Alla Nunziatella non ci si iscrive, ma si accede attraverso un concorso annualmente bandito, periodo marzo-aprile, dal Ministero della Difesa, che consente di accedere, oltre che a questa scuola, anche ad un'altra, analoga in tutto e per tutto, con sede in Milano, la Scuola Militare Teulier. Il bando prevede per la Nunziatella 50 posti, 20 al liceo classico e 30 allo scientifico. I requisiti fondamentali per la partecipazione al concorso, peraltro riportati nel citato bando, sono: essere frequentatori nell'anno scolastico 2021-2022 del secondo anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l'ammissione al terzo anno. Essere nati tra il 1 gennaio 2006 e il 31 dicembre 2007, estremi compresi. Tutte le prove concorsuali si svolgono a Foligno, Perugia, presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito. Analizziamo adesso quali sono le varie fasi delle prove concorsuali. Prova di cultura generale, prova di educazione fisica, accertamenti attitudinali, accertamenti sanitari. Maggiori dettagli potranno essere meglio espressi avendo il bando di concorso. Prova cultura generale. Consiste nella somministrazione di un questionario di tipo culturale e logico-deduttivo e si terrà a decorrere dal 16 maggio 2022 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, Viale Mezzetti 2, Foligno. I test verteranno, per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del primo e del secondo anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e scienze naturali. Per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del primo e del secondo anno di detto liceo, con esclusione del disegno. Secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. Prova di educazione fisica. La prova di educazione fisica avrà una durata di circa 1-2 giorni e si terrà a decorrere dal 14 giugno 2022 presso il Centro di Selezione dell'Esercito, Viale Mezzetti 2 Foligno. Dette prove si svolgeranno il giorno seguente agli accertamenti attitudinali, con convocazione dei soli concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali stessi. Le prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi: piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla posizione supina, corsa di 1000 metri piani. Accertamenti attitudinali. I concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali saranno sottoposti a indagini intese a valutarne le qualità attitudinali e caratterologiche. Gli accertamenti attitudinali consisteranno in una serie di prove attitudinali volte a valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e nell'attività delle scuole militari.
secondo le direttive tecniche di ciascuna forza armata. Tali accertamenti si terranno a decorrere dal 14 giugno 2022 presso il centro di selezione dell'esercito, viale Mezzetti 2, Foligno, e si svolgeranno il giorno seguente agli accertamenti attitudinali, con convocazione dei soli concorrenti risultati idonei agli accertamenti attitudinali stessi. Accertamenti sanitari. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa 2 giorni e avranno luogo dal 13 giugno 2022 presso il Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti 2, Foligno. Sono il tenente Stefano Toffolo, ufficiale del Battaglione Allievi della Scuola Militare Nunziatella. L'obiettivo dell'Annunziatella è quello di preparare i giovani frequentatori ad affrontare la loro vita, che sia in uniforme o meno, con dedizione, amore e disciplina. Tale obiettivo viene perseguito attraverso lo sviluppo di una serie di attività raggruppate in 3 grandi macro aree scolastiche: culturali, calibrata sui programmi del Ministero della Pubblica Istruzione, militari, mediante addestramenti teorici e pratici, ginnico-sportive, attraverso un'intensa attività ginnica. Per meglio rappresentare il piano delle offerte formative e in particolare gli assetti della didattica della scuola, passo la parola al collaboratore vicario, professor Luigi Di Capua. Buongiorno, sono il professor Luigi Di Capua, insegno filosofia e storia presso la Scuola Militare Nunziatella e svolgo l'incarico di collaboratore vicario del dirigente scolastico. Percorreremo insieme quelle che sono le caratteristiche principali del nostro istituto in merito all'area didattica. L'obiettivo principale della nostra scuola è quello di preparare ed accompagnare i ragazzi che hanno manifestato un particolare interesse verso il mondo militare. La formazione che ci proponiamo di fornire, pur radicandosi nella tradizione, vuole essere innovativa e moderna, al passo con un tempo che richiede risposte rapide a rapidi cambiamenti. I nostri allievi ricevono una formazione umana e culturale completa ed improntata allo stile ed all'etica militare. Riserviamo una particolare attenzione alla preparazione militare ed atletica dei nostri studenti. Studi e ricerche di gruppo sono strumenti utilizzati quotidianamente dai nostri allievi. Conferenze e seminari tenuti da specialisti nei vari settori sono attività che accompagnano costantemente la vita scolastica dei nostri studenti. Inoltre vengono organizzate visite guidate in siti di interesse archeologico, culturale ed ambientale, nonché viaggi di istruzione. Complementari in aggiunta ai normali programmi scolastici, annualmente vengono sviluppati progetti ed attività. Gli allievi vengono preparati per sostenere gli esami per ottenere certificazioni linguistiche, si svolgono dei corsi di potenziamento in alcune discipline scolastiche e per supportare gli allievi del terzo anno al fine di facilitarli nelle selezioni per le varie accademie militari. Inoltre sono attivati dei corsi per il potenziamento fisico. Per l'anno scolastico in corso è in atto un percorso finalizzato alla certificazione della lingua inglese IELTS, International English Language Testing System, che è una certificazione internazionale con esame finale sostenuto presso il British Council di Napoli. Il corso ha una durata di circa 30 ore e viene tenuto da docenti di ruolo di lingua inglese della scuola. Altre attività progettuali che sono state attivate nel presente anno scolastico riguardano la lettura dei quotidiani in classe, il potenziamento fisico-muscolare, lezioni di storia militare ed altri progetti di approfondimento, soprattutto relativi alle discipline scientifiche quali scienze, matematica e fisica. Prima di passare nuovamente la parola al tenente Toffolo, ricordo a tutti che sono disponibili sulla pagina web della Scuola Militare Nunziatella, raggiungibile mediante il sito dello Stato Maggiore dell'Esercito, alcune risposte a domande ricorrenti che sicuramente potranno fornire ulteriori delucidazioni. Prima di passare nuovamente il testimone al tenente Toffolo, vorrei augurare a nome mio personale e di tutto il corpo docente della Scuola Militare Nunziatella un in bocca al lupo a tutti coloro che intraprendono questo percorso. Le attività militari svolte all'istituto comprendono addestramento formale, scuola comando, regolamenti, istruzioni teoriche di armi e tiro, topografia, rudimenti di difesa batteriologica, istruzione sanitaria. Come potete intuire dalle foto qui esposte, al termine del primo quadrimestre vengono effettuate varie attività formative, viaggi di istruzione,
tra cui visita a luoghi d'arte o altri luoghi di interesse per le forze armate. Altra attività fondamentale per la formazione dell'allievo è l'addestramento sciistico montano, presso le basi logistiche alpine dell'esercito e con istruttori qualificati delle truppe alpine. Per finire, l'anno scolastico si conclude col consueto campo estivo, durante il quale si effettuano lezioni di tiro con le armi e si fa addestramento basico per il combattimento. Elemento imprescindibile della formazione umana dell'allievo è senza dubbio l'aspetto ginnico-sportivo. La scuola offre a tal fine un'ampia gamma di pratiche sportive. Nella fattispecie le attività ginnico-sportive comprendono, oltre all'educazione fisica, prevista dai programmi della pubblica istruzione, una serie di attività sportive cui sono avviati inizialmente tutti gli allievi. Successivamente verranno poi ripartiti secondo le loro attitudini. Le lezioni di equitazione vengono svolte presso il dipendente centro ippico militare situato in Agnano. La giornata dell'allievo inizia alle ore 6:30 con la sveglia. Successivamente alla colazione tutti partecipano alla cerimonia dell'alzabandiera. Iniziano poi 6 ore di lezioni e dopo il pranzo, nel pomeriggio, gli allievi si dedicano allo sport, alle materie militari e allo studio. Nelle giornate di mercoledì, sabato e domenica, gli allievi godono di libera uscita. Tali permessi, a seguito dello stato epidemiologico emergenziale, hanno subito una rimodulazione. Il silenzio alle ore 23 segna la chiusura delle attività giornaliere per tutti gli allievi. Di seguito una serie di immagini della caserma Parisi, sede della scuola militare Nunziatella, che si estende per circa 15.000 metri quadri. Cortile Vittorio Veneto, il cortile Piave, laboratorio di fisica, laboratorio di chimica, l'aula magna, la sala scherma, la palestra. Di seguito le principali cerimonie. Nel mese di novembre si tiene una solenne cerimonia militare in occasione della ricorrenza dell'anniversario di fondazione della scuola. In tale circostanza gli allievi del primo anno di corso prestano giuramento di fedeltà alla patria. All'interno del giuramento il momento solenne di consegna dello spadino, simbolo di appartenenza alla Nunziatella. Nel mese di maggio, con l'approssimarsi della chiusura dell'anno scolastico, gli allievi anziani del terzo anno si apprestano a sostenere l'esame di maturità e a lasciare quindi l'istituto. Consegnano la stecca agli allievi del secondo anno, dando poi il loro addio alla Nunziatella col tradizionale ballo delle debuttanti, conosciuto col nome di MacPicento. Il 2 giugno, in occasione della festa della Repubblica, una compagnia di allievi partecipa alla tradizionale parata militare che si svolge a Roma, alla presenza del Capo dello Stato.
terza compagnia, a te! Prima di 30, prima, seconda, terza compagnia. Grazie, Rico. Terza, seconda e prima compagnia, riposo! Alza bandiera! Thank you.
e per poter finalmente affermare: io sono un anziano della scuola militare di Nunziatella. Per l'ultima volta, tutti quanti insieme, rompete le righe! Al seguente indirizzo web. Vi ricordo che è possibile presentare domanda di partecipazione al concorso per l'ammissione ai licei annessi alla Scuola Militare Nunziatella collegandosi al sito www.concorsi.difesa.it. Un grosso in bocca al lupo a tutti gli aspiranti allievi e arrivederci a presto. Scuola Militare Nunziatella, prepara alla vita e alle armi. Esercito Italiano, noi ci siamo sempre.